Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vediamo come creare una cartella da terminale di Ubuntu senza l'interfaccia grafica comoda, con il tasto destro nuova cartella. Allora, incominciamo a vedere dove apriamo il terminale, quindi ls. E vediamo che siamo nella nostra home. Se vogliamo creare una cartella nella nostra home, dobbiamo digitare mkdir, che sta per make directory, e il nome della cartella. Ad esempio, io metto tutorial. Da ok. Se vado nella mia home, vedo la cartella creata tutorial, che è vuota. Per rimuoverla, resto sempre nella mia home, quindi senza digitare nulla, faccio rm-r tutorial e si elimino. Se invece non vogliamo farla nella nostra home, ma ad esempio in documenti, dobbiamo navigare da terminale nelle altre cartelle. Quindi digitiamo cd, che sta per Change Directory, poi slash home. Io metto il mio nome, voi mettete il vostro nome, e poi esempio, lo vogliamo dare in documenti, quindi c'è un documenti. Ok, siamo nella cartella documenti. Diamo un bel ls per vedere. Infatti, se andiamo in documenti, abbiamo immagini, musica e video. Se vogliamo creare qui la nostra cartella, stesso comando di prima, mkdir tutorial. Ok, andiamo a vedere se è stato creato. Possiamo, senza andare con l'interfaccia grafica, sempre al terminale, diamo un ls, quindi mostrami il contenuto, e vediamo che c'è la cartella tutorial. Per eliminarla, sempre il solito comando, rm.r tutorial. Fatto. Ah, ho sbagliato a scrivere. Ok, ls, per vedere di nuovo, non c'è più. Quindi è un tutorial molto facile, i comandi troverete in descrizione, e ci vediamo con un prossimo video tutorial. Ciao a tutti ragazzi!